Il Fano tiene viva la speranza battendo 1-0 al Mancini in Roma City grazie a un perfetto calcio piazzato di Gonzales nei minuti iniziali che regala alla formazione granata un successo fondamentale per agguantare i play-out. Dopo essersi vista raggiungere a Tivoli all'ultima azione in uno scontro diretto per la salvezza, l'Alma coglie così l'unico risultato utile per continuare a credere nella possibilità di giocarsi le chance di restare in D nei play-out, approfittando anche di un Roma City apparso appannato e poco incisivo. Il tecnico di casa Manoni, squalificato e sostituito in panchina dal secondo rondina rispetto alla sfida di 7 giorni fa, cambia una sola pedina con Malci che prende il posto di Ricci, così come l'allenatore ospite Maurizi che sceglie Sparacello in avanti al posto di Ingretolli, dirige Scarati di Termoli. Ritmi blandi al calcio inizio con le due squadre che si studiano senza scoprirsi e l'Alma che sfrutta al meglio la prima opportunità dopo 9 minuti. Koulibaly conquista una punizione ai 30 metri, del tiro si incarica lo specialista Gonzales che fa partire un tracciante che si spegne imparabile sotto l'incrocio dei pali di Rimbo che può solo raccogliere il pallone in fondo al sacco tra l'esultanza del pubblico di casa. La reazione in Roma City è orgogliosa ma sterile con i Granata che contengono senza troppi affanni evitando rischi a guerrieri sulle offensive non troppo lucide della formazione laziale. La cronaca è scarna, i ragazzi di Maurizi spingono senza però riuscire ad occupare stabilmente la metà campo avversaria con il Fano che alleggerisce la pressione riuscendo a distendersi in contropiede. Si lotta molto tra le due tre quarti ma nei 20 metri finali le squadre non riescono a pungere e così per annotare un'altra occasione bisogna arrivare alla 36esimo quando Allegrucci dall'estremo out di destra all'altezza delle tre quarti fa partire un tiro cross che per poco non sorprende Rimbu che si salva alzando oltre la traversa l'insidiosa parabola. Sono sempre gli arancioblu a tenere in mano il gioco ma l'Alma resta concentrata e determinata a evitare pericoli fino all'intervallo. Dopo il ritorno in campo dagli spogliatoi gli ospiti si mostrano più aggressivi ma la difesa del Fano concede davvero poco alla formazione ospite, spesso troppo nervosa e frenetica nel tentare di recuperare favorendo così i padroni di casa che pur costretti ad arretrare il baricentro contengono senza correre rischi particolari. Sono anzi i Granata a costruire una buona opportunità al 22esimo quando Gonzales pesca con un bel lancio Ricci sulla corsia di destra. Il cross a centro area trova Padovani pronto allo stacco ma in precario equilibrio l'attaccante Granata manda alto di testa. Caricano a testa bassa ma con poca lucidità gli ospiti che cercano in ogni modo di riequilibrare l'incontro ma sbattono contro una retroguardia intenzionata a difendere strenuamente il vantaggio con tante mischie in area di rigore che però non insidiano davvero la porta di Guerrieri. A 8 minuti al 90esimo l'Alma ha anche l'occasione per raddoppiare con Padovani che ben servito in profondità dal filtrante di Pier Federici sceglie di provare a beffare Rimbu in uscita con un tocco morbido ma il pallone è debole e consente a un difensore di recuperare costringendo così i Granata a stringere i denti nelle battute conclusive per resistere all'assedio tentato dai laziali che a 4 al termine dopo una concitata mischia in area testano con capece la concentrazione dei Guerrieri che blocca sicuro. Finale concitato con il Roma City che allo scoccare il 90esimo ha con di Rienzo un'altra chance ma l'attaccante sciupa con una conclusione poco convinta. Il Roma City prova a chiudere l'Alma nella propria area di rigore tentando di sfruttare anche le palle inattive ma con tutti gli effettivi a protezione del vantaggio la squadra granata alza il muro e riesce a reggere sentendo scorrere qualche brivido su un paio di palloni che attraversano minacciosamente l'area di rigore prima il triplice fischio finale che permette alla squadra di Manoni di tornare alla vittoria che mancava dall'esordio del tecnico nella sfida contro il Chieti incassando 3 punti che permettono di accorciare la distanza dalla quintultima a 6 punti e che permette al Fano di restare aggrappato al treno salvezza. Al termine dell'incontro con la squadra in silenzio stampa, l'unico a parlare per l'Alma è il presidente Guida, che pur laconico esprime soddisfazione per prestazione e risultato, mentre affiora la delusione per il tecnico ospite Maurizi, che con questa sconfitta vede la sua squadra scivolare fuori dalla zona playoff. Durante la mia gestione, la mia presidenza, abbiamo ottenuto 2 importanti vittorie, 8 partite, 10 punti, e credo che il mio trend sia altamente positivo. 8 partite, 10 punti, credo che né la gestione precedente né gli allenatori precedenti siano riusciti a mantenere questo tipo di trend. Sono contento per i ragazzi, li ho ringraziati uno per uno, anche adesso nello spogliatoio. Il rapporto con la squadra da parte di questo presidente e di questa società è ottimale. E sono un bel gruppo, continuo e non mi stancherò mai di dirlo. E mi hanno dato grande soddisfazione. Io oggi ho visto una grande prestazione, una cattiveria di recuperare questi punti, questi palloni, ogni calcio d'angolo, ogni rimessa laterale, ogni goccia di sudore che cadeva, che era quello che chiedevo dall'inizio. Oggi veramente me l'hanno regalata, una grande squadra guidata da un grande capitano.